Credo abbiamo perso. Benvenuti da Lorenz ed Alessandro. Ciao a tutti. Oggi siamo qua per presentare l'opera di Domenico Cantatore. L'artista, nato a Ruvo di Puglia nel 1906, morto nel 98, è stato un pittore illustratore italiano. Dalla Puglia, nel 1924, si trasferisce a Milano, dove inizia a dipingere e frequentare il gruppo di artisti legati al movimento artistico corrente. Nel 1929 tiene la sua prima personale alla Galleria di Milano. Grazie all'aiuto di un amico, nel 1932 si trasferisce a Parigi, dove conoscerà a fondo gli impressionisti, come la pittura di Pablo Picasso, il grande maestro che vogliamo ricordare oggi ad Incontri d'Arte. Questo grandissimo maestro, ripetiamo, Domenico Cantatore, in questa opera, senza titolo, bellissima. In una delle sue classiche opere, la possiamo definire nella serie delle odalische, l'opera complessivamente misura 40 cm per 50 già incorniciata. Valore dell'opera complessivo per qualsiasi informazione riguardante l'opera, chiunque fosse interessato all'acquisto può contattare il numero che vede comparire in questo momento sotto i nostri schermi. Mi raccomando, non esitate, voi compratori, e la raccomandazione da parte nostra di Incontri d'Arte, al quale diamo la certificazione completa dell'opera, perché abbiamo prove sufficienti per rilasciare la certificazione. Da Lorenz e da Alessandro è tutto. Compratelo subito. Un saluto e alla prossima puntata di Incontri d'Arte. Non lasciatevi scappare quest'opera. Ciao a tutti. A presto. Ciao.